Cadere. Le cadute si associano alle circostanze della vita. Si cade per imparare. Si cade quando si è distratti, fragili, sconfitti. Alcuni dicono che solo i veri uomini sono capaci di alzarsi dopo rovinose cadute. I deboli invece rimangono giù. Io non mi sento debole. In fondo è difficile cadere da seduti. Oggi sono forte. Oggi sono gli altri che cercano me. Eccomi qua. Neanche la solita ora di attesa davanti alla porta. Sono passati i tempi in cui giocavi al cellulare mentre ti esponevo le mie difficoltà. Sei insicuro, spaventato e non sai come affrontare questa situazione. I tuoi occhi non incrociano i miei e la voce chiede il mio aiuto tremando. Sarà paura o umiliazione? Non ti preoccupare, vi aiuterò. Non porto rancore. Ho sempre sognato di entrare nella storia tra i grandi dell'umanità. Avrò un programma televisivo tutto mio e le reti pagheranno un sacco di soldi per avermi. Un sacco di soldi. Altro che storia. Che pace in giro. Per colpa di questo contagio oggi sono l'unica che si muove. Sono tutti bloccati. I più fortunati sono in casa davanti alla televisione, in attesa di aggiornamenti sull'epidemia. Ma quanto è lontano questo laboratorio? Perché ho deciso di aiutarli? Ilaria, ti prego! Ma fino ad oggi cosa avete fatto per me? Da piccola volevo fare l'attrice. E le maestre non mi facevano nemmeno partecipare alle recite scolastiche. Appena finisce questa storia, mi compro un teatro tutto per me. Forza, Laria. Devi soltanto... Right beside the king of the street. I didn't try